Sia lode e gloria a te, Signore, Dio mio. Carissimi fratelli, vi volevo informare che venerdì 17 alle ore 21:30 faremo una crociata di guarigione. Tutte le preghiere che saranno all'interno di quella crociata sono state dettate dall'Arcangelo Raffaele alla veggente Lorena. Vi chiedo dunque di venire numerosi per prendere la vostra guarigione. Tale preghiera fa parte di un ciclo di preghiere che io ho già annunciato nell'ultimo messaggio che ho declamato e che parlava anche del demone Asiris che sarebbe uscito dall'acqua per seminare morte e distruzione. In tale messaggio vi sono inserite anche tutte quelle preghiere particolari da fare, da declamare, da oggi sino all'arrivo dell'avvertimento. Bisogna innanzitutto fare una confessione di vita, ricapitolare ogni tappa della nostra vita e ricapitolare ogni tappa dei nostri peccati. Secondo punto, bisogna consacrare e rinnovare le nostre consacrazioni al cuore immacolato di Maria e al sacro cuore di Gesù. Terzo punto, la guarigione delle nostre anime attraverso le preghiere di guarigione di San Raffaele Arcangelo riguarda appunto la crociata che farò il 17. Tali preghiere sono state donate a Lorena nel 2017 e vanno fatte da oggi in poi ogni giorno. Aggiungere a tutto ciò la preghiera sempre, il digiuno e la penitenza. Quinto punto, la conoscenza della volontà divina nelle nostre vite. Declamare i tre fiat insieme al Shema Israel e poi fare alla fine la preghiera particolare che scriverò e detterò da fare davanti al Santissimo Sacramento, ma ce l'avete anche inserita nel messaggio di Lorena. Vi ringrazio e vi aspetto numerosi il 17 venerdì alle ore 21:30. Sia lode a nostro Signore. Amen.